Ciao a tutti, finalmente ritornati in questo nuovo video, un video haul, sperando che non sia tanto lungo, anche perché non ho da farvi vedere tantissimo, visto che si tratta degli ultimi acquisti da Tesenis poco prima dell'arrivo dell'autunno. Forse sarà che lo comprate anche, diciamo, verso la fine di settembre. Però io direi di incominciare, tanto sono tutte cose che ovviamente non passano mai di moda, che vanno sempre bene, si indossano o da sole o addirittura anche con sopra dei golfini, delle felpe, dei giacchetti a felpina. Le possiamo abbinare come meglio noi crediamo. Allora, io parto subito da questa bellissima canottiera verde. Come vedete è molto molto semplice, è una L, l'ho pagata 5,99 euro, è nera e verde e ha tutte le roselline rosa, fiorellini rosa. Diciamo che per la fantasia questa si abbina praticamente o sul verde o sul nero. Va bene, su un verde militare, secondo me, a mio avviso, anche se ha una tonalità un po' più chiara, o sì, un po' più chiara, secondo me più scura, forse non lo so se può arrivare un po' più scuro, però forse sì, ci può stare, anche se ha una tonalità un po' più chiara, un po' più scura, però secondo me poi con gli altri colori ho paura che non stiano bene, perché a me piace tantissimo il nero, mi piace tantissimo il verde militare e quindi l'ho preso apposta per questo motivo qua. Però scrivetemi voi sotto nei commenti con quali colori può secondo voi star bene questa canottiera, che si può indossare semplicemente anche su un paio di pantaloni d'estate. Poi una canottiera che ho visto, diciamo sempre in quel giorno là, è stata la seguente. Vi faccio vedere la fantasia, è nera con delle fantasie bianche, c'ha diversi disegni e questo è veramente molto bello, almeno varia un po' anche la fantasia della canottiera, che è veramente molto molto carina. E questa sta bene su tutto, si abbina con una felpa nera o un goffo nero o un qualcosa di grigio, o anche perché no, anche su una felpa più colorata, ma sempre comunque a tinta unica, perché secondo me lì ci stanno bene solamente le tinte uniche. Ho riflettuto la luce al cellulare, vi faccio vedere i colori della canottiera, così la potete vedere meglio. E secondo me, perché il nero e il bianco si sposta sia per esempio anche su un grigio, anche sul rosso, perché no, anche su magari un verde un po' più chiaro rispetto a quello tipo un verde pistacchio o su un giallo. E devo dire che mi è piaciuta tantissimo la fantasia. Ho trovato, c'era una maglietta a girocollo, però non mi stava un granché. Io spero che Tesenis faccia anche la linea delle felpe con la stessa fantasia, perché mi è piaciuta veramente tantissimo. Poi ho trovato questo top un po' più largo, che è veramente molto comodo da abbinare sui pantaloni, anche un po' più classici, ed abbinarci sopra ovviamente o un golfino nero o anche grigio, perché no, oppure anche su un bluette, perché comunque la canottiera, come vedete, è sul celestino. Mi è piaciuto tantissimo il genere perché non stringe tantissimo. L'ho pagato 12,99 euro, vi faccio vedere il cartellino, quindi neanche tanto. Ed è comoda proprio per questa particolarità qui, perché non stringe tantissimo, rimane un po' più largo, ha il pizzo davanti, quindi che ve lo dico a fare, sotto ci sta bene un top, una canottiera nera, un body, chi preferisce un body. E diciamo che così l'ho presa anche di una fantasia,
diversa da questa, simile a una delle canutterine che vi ho mostrato prima, e adesso ve la faccio vedere. È la seguente, è questa che ho dovuto ordinare alla carta perché non c'era più la taglia. Allora vi spiego come succede, come potete fare. Sicuramente molte persone che sono state da Tezenis lo sanno, però lo dico, basta andare alla cassa, ordinare la taglia del capo che vi interessa, pagate ovviamente lì per lì, mentre lo ordinate, vi stampano uno scontrino per pagamento in differita che voi lo dovete mostrare al momento della consegna della vostra merce, del vostro capo, ovviamente ordinato alla cassa. Vi chiede la commessa, tutti i vostri dati, numero di telefono, email, eccetera. Al momento che fate l'ordine, vi arriva un'email, diciamo, sul vostro ordine effettuato. Poi al momento che la vostra merce viene consegnata nel vostro punto vendita, dove voi normalmente andate a fare lo shopping, vi arriva un'email, scusate, vi arriva un'email della consegna avvenuta al vostro negozio, quindi potete andare a ritirarlo o mostrandolo scontrino, scusa, oppure mostrando l'email arrivata. E stop, diciamo che ho ordinato è questo qui, stesso principio, stesso modello, applico il pizzo davanti, ma la fantasia è completamente diversa. Ecco, finalmente vi ho mostrato questi 3, 4 articoli, 1, 2, questi 4 articoli comprati, che effettivamente sono rimasta molto contenta perché io con Tezenis mi sono sempre trovata bene, cioè ha sempre della merce molto comoda, di qualità. E che devo dire, sono molto soddisfatta, spero di ritrovare la collezione, diciamo, H-autunno inverno, perché ancora siamo in autunno, nuova, con fantasie molto simpatiche, perché insomma comunque la creatività di Tezenis la sappiamo tutti com'è, variata e piace tantissimo a tanti. Mi fermo qua, ovviamente, scrivetemi voi sotto nei commenti come abbinereste le canottiere che e top che vi ho fatto vedere. Detto questo, vi saluto e come sempre noi ci vediamo al solito video. Ciao a tutti!